Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi realizzeremo insieme questo proteggilibro che è adattabile a diverse misure e può essere allacciato in diversi modi a seconda della preferenza. È molto versatile, è un'ottima idea regalo. Per realizzarlo ho utilizzato il filato Iggy di Tessiland, di cui vi lascerò il link in descrizione. Iniziamo quindi a realizzare questo progetto. Allora, per calcolare sostanzialmente quanto fare alto il nostro proteggilibro, sostanzialmente, allora, c'è una misura standard. Questo è un libro abbastanza standard, poi si possono fare di diverse misure. Quindi andremo a misurare questa parte qua del libro, che nel nostro caso misura 22 centimetri, quindi faremo un 23-24 in modo da avere un po' di agio. Dopodiché andiamo a misurare la circonferenza, contando che avremo anche una parte che dovrà essere all'interno per appunto segnare la pagina. Quindi abbiamo questa parte qua, lo chiudiamo e poi, proprio come dovrà fare il proteggilibro, facciamo fare tutto il giro fino a qua. Ok? Restiamo su un 55, ok? 55, poi contando che faremo il cordino di chiusura, che chiuderà ulteriormente il lavoro e sarà più saldo, diciamo, al libro. Quindi noi abbiamo 23 di altezza e 55 di lunghezza. Ok? Sostanzialmente quello che andiamo a fare è preparare la base. La base è fatta con questa altezza qua. Quindi noi avremo un rettangolo, sostanzialmente, che sarà alto come il libro e lungo 55 con il metodo che vi ho fatto vedere prima. L'unica cosa di questo pattern che è importante, ma è molto semplice anche perché non abbiamo delle misure molto rigide, quindi possiamo anche stare larghe, è di avere il numero pari di catenelle. Quindi adesso andiamo a fare 50 catenelle, quindi facciamo il nostro cappietto. Ops, è volato via. Facciamo il nostro cappietto e facciamo 50 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Ok, abbiamo fatto le nostre 50 catenelle, ne facciamo ulteriori 2 per alzare il lavoro, più altre 2 di separazione, quindi 4. Da qua carichiamo il filo e nella quinta, quindi 1, 2, 3, 4, andiamo a puntare e fare 2 maglie alte, 1 e 2. Okay. Due maglie alte ovviamente nello stesso punto di base, 2 catenelle di separazione e sempre 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2. Dopodiché, vedete, si crea questo ventaglietto, facciamo 2 catenelle di separazione, 1, 2, carico il filo, salto le due sottostanti, 1, 2, nella terza faccio una maglia alta, 2 catenelle, salto 2 catenelle di base e nella terza faccio di nuovo il nostro ventaglio, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, 2 catenelle di separazione
nello stesso punto sempre 2 maglie alte. Di nuovo 2 catenelle, carico il filo, salto 1, 2 maglie di base, entro nella terza, faccio una maglia alta. Catenelle, 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto 2 di base, nella terza vado a fare il mio ventaglio. Quindi 2 maglie alte nello stesso punto, 2 catenelle di separazione, 2 maglie alte nello stesso punto. E procediamo in questo modo lungo tutta il filo. Ok, siamo arrivati alla fine della riga con una nostra maglia alta. Facciamo 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, giriamo il lavoro e dentro lo spazio dove si sono create, diciamo, da queste due gruppi di maglie alte, facciamo una maglia alta. Due catenelle e invece dove abbiamo la nostra maglia alta sottostante facciamo il ventaglio, quindi alterniamo i due punti, quindi nello stesso punto facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado nel vano seguente e faccio una maglia alta. 2 catenelle, vado sopra la maglia alta e faccio il mio archetto col vano. Sostanzialmente questo è l'alternarsi delle due righe in tutta la lavorazione. Quindi andiamo avanti così fino alla fine della riga. E ok, quindi questo si crea il pattern e quando arriviamo qua, che dobbiamo alzarci, puntiamo nella terza catenella. È molto semplice. Facciamo le nostre 3 catenelle più 2, come all'inizio, le nostre 5 catenelle iniziale, e dove c'è la maglia alta facciamo il ventaglio, dove c'è il ventaglio facciamo la maglia alta. E andiamo avanti così fino a realizzare un pannello dei nostri 55 centimetri misurati come vi ho fatto vedere in precedenza. Ci vediamo alla fine del pannello. Ok, eccoci, ho fatto il mio pannello di 55 centimetri. Vi faccio vedere adesso come fare l'ultimo giro. L'ultimo giro, infatti, lo facciamo in modo che la parte finale venga tutta dritta, quindi senza le gobbe del ventaglio. Partiamo sempre con le nostre 5 catenelle, giriamo il lavoro, dopodiché andiamo a fare sempre sostanzialmente una maglia alta, quindi entriamo qua dentro, facciamo una maglia alta come avremmo fatto normalmente, 2 catenelle. Sopra alla maglia alta, invece che fare il ventaglio, andiamo a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle e maglia alta sopra alla maglia alta precedente. Quindi sostanzialmente il giro non cambia se non per il fatto che non andiamo più a fare ventagli, quindi facciamo solo maglie alte. 2 catenelle e maglia alta. E così fino alla fine della riga. Eccoci arrivati alla fine, come vedete, alla fine adesso abbiamo tutta la nostra fila dritta. Quello che dobbiamo fare adesso è semplicemente un giro di rifinitura. Quindi tagliamo un filo. Vi spiego, non lo faccio direttamente partendo da qua, il giro di rifinitura, semplicemente perché voglio poi trovarmi già alla metà giusta per fare
il codino, diciamo, di chiusura dei due lembi. Quindi abbiamo il nostro rettangolo. Ora dobbiamo fare tutto il contorno partendo dalla metà della base. Quindi facciamo il nostro cappietto. Andiamo a trovare la metà di questo rettangolo, che nel nostro caso, quindi io ho 16 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in questo spazio qua, non sulla maglia, ma nello spazio, mi aggancio e faccio 2 catenelle. Andiamo ora a fare tutto un giro entrando in ogni catenella di mezze maglie alte. Entro in ogni catenella, all'avvio prendo dentro la codina così l'assicuro già e procedo facendo tutto un bordo di maglie alte. Adesso arrivo all'angolo. E poi vi faccio vedere come fare l'angolo. Ok, siamo arrivati, queste vedete sono le nostre 5 catenelle iniziali. Faccio le due maglie alte delle due catenelle di separazione, in questo modo. Ok, poi vado a fare 2 catenelle che mi fanno l'angolo e poi entro sempre nelle altre catenelle che avevo fatto per alzarmi. E così facciamo il nostro angolino. Ora, per procedere da questa parte che è la parte verticale, sostanzialmente entriamo dentro a tutte le maglie, anche qua. È un po' più difficile da trovare la maglia qua, però c'è. Ed è qua dentro, ok? In questo spazio qua facciamo 2 maglie alte e poi in questo spazio qua che si crea una mezza maglia alta, anche prima, anche qua 2 mezze maglie alte. Quindi nello spazio dove, diciamo, nell'alto verso ci alziamo, facciamo 2 mezze maglie alte. Invece nello spazio in cui si crea un buchetto qua, questa catenella qua, entriamo dentro e facciamo una sola mezza maglia alta. In questo modo procediamo lungo tutta la lunghezza del lavoro, in modo da rifinire bene il tutto. Vedete come si crea? Andate avanti per tutto il lavoro. Ok, siamo arrivati quindi alla fine del giro di mezze maglie alte. Vedete com'è ben definito il lavoro. E possiamo andare avanti chiudendo con una maglia bassissima. Quindi chiudiamo in questo modo. Ok, e andiamo a fare il nostro laccetto per chiudere il coprilibro. Andiamo a fare 200 catenelle. 1, 8, 9. Ok, abbiamo fatto 200 catenelle. Ora semplicemente andiamo a tagliare il cordino. Chiudiamo il lavoro. Facciamo un nodino di sicurezza. Ok, andando a farlo molto vicino alla chiusura del lavoro. E poi nascondiamo la codina. Quindi entrando qua dentro, prendiamo la codina e gli facciamo fare un po' di giri all'interno della stringa di catenelle, in modo da fissarla un pochettino di più e in modo che non si veda la fine.
Ora andiamo a tagliare. E abbiamo terminato la nostra, il nostro copri-libro. Ok? Andiamo a vedere adesso come viene. Quindi molto semplicemente andiamo a mettere il nostro libro al centro. Ok? Magari un po' più verso di qua, in modo che qua dentro si pieghi e poi di nuovo così. Giriamo e andiamo a fare un paio di giri col nostro filo e andiamo a chiudere. Poi qua uno volendo può anche farlo passare sotto. E fare un piccolo nodino. In questo modo abbiamo finito il nostro copri-libri. Proteggi i libri in modo che non si rovinino e non si sporchino. Grazie a tutti per avermi seguita. Vi ricordo che vi lascerò in descrizione il link del filato utilizzato e troverete anche il link per chi vuole. Per supportare questo progetto, oltre che il link al mio shop. Per non perdere neanche un tutorial e essere sempre avvisati, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per le notifiche. Grazie e ciao a tutti!